credo di non aver mai fatto niente che avessi programmato io. In 50 anni non c'è nulla nel servizio. Poi, tante volte ho deciso di una ragazza, per esempio, non c'entra, ma nell'esercizio del ministero, l'unica cosa con cui ci sono le missioni. Però me l'hanno accettato, per cui mi sono rimesso sempre alla volontà di Dio, che è stata per me la garanzia di vivere una grande libertà. È emozionato Monsignor Luigi Moretti durante il suo breve intervento a conclusione dell'incontro tenutosi ieri sera 29 novembre presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore in occasione dei festeggiamenti per celebrare il 50° della sua ordinazione sacerdotale. Il secondo appuntamento con la comunità dei tre previsti per celebrare questo importante traguardo dell'arcivescovo emerito di Salerno ha visto Don Ernesto Della Corte, stimato biblista della nostra diocesi, e Don Roberto Faccenda, responsabile diocesano della pastorale giovanile, introdotti da Don Biagio Napoletano, porre l'accento sulla figura del sacerdote. Don Ernesto, traendo spunto dal documento conciliare Presbyterorum Ordinis, sottolinea come il sacerdote sia prima di tutto uomo della parola. In uno dei primi paragrafi del documento si legge che il popolo di Dio viene radunato innanzitutto per mezzo della parola di Dio vivente, che tutti hanno il diritto di cercare sulle labbra dei sacerdoti. Il sacerdote è quindi a servizio della parola, da trasmettere al credente in modo che questi possa conoscere a fondo il Cristo ed entrare così in profonda relazione con Lui. E questa è in fondo la missione della Chiesa. Ho sottolineato molto soprattutto il cambio della terminologia, perché sacerdote era il termine che si usava prima del Concilio, perché è l'uomo del sacro, quindi l'uomo del culto. Il Concilio ha fatto una svolta molto bella. Il sacerdote viene chiamato presbitero, ministro della parola, amministratore della Divina Grazia. Quindi stasera ho voluto far vedere come la parola sia davvero il dono più grande che il Signore ha fatto al sacerdote, il dono del munus docendi. Quindi il sacerdote, che è presbitero, deve innanzitutto accogliere quella parola, leggerla, meditarla e poi donarla agli altri, perché la parola raduna la Chiesa e forma la Chiesa. Essere se stessi, essere per gli altri, ovunque siano, testimoniando la vicinanza di Dio, essere per Dio. Queste le tre dimensioni del sacerdote, profondamente vissute da Don Luigi, come testimoniato da Don Roberto all'epoca dell'episcopato di Monsignor Moretti, giovane sacerdote, che ha ricevuto molti insegnamenti dal suo vescovo. Un prete dovrebbe testimoniare con la sua vita, con il suo essere, con il suo parlare, con il suo operare, innanzitutto Dio da che parte sta. La fecondità del ministero di Monsignor Moretti sta nell'aver saputo dimostrare da Dio da che parte sta, essere uomo di strada, vicino all'uomo in cerca di Dio. Sicuramente siamo qui a celebrare questi 50 anni, gli ultimi 50 anni di vita, diciamo, sacerdotale di Monsignor Moretti, di cui diversi sono passati a Salerno, anche se è divenuto da vescovo. E il titolo della relazione affidata a Donnella, che come sempre è un guascone, mi fa i colpi per divertirmi, racconto un pochettino, insomma, quella è la storia che dovrebbe essere un po' di tutti i preti. Non penso possano esistere preti che hanno il profumo e il sapore dei banchi di scuola, non penso che possano esistere preti che abbiano il profumo e il sapore solo delle sacrestie né delle chiese, ma mi auguro che ci siano sempre preti che hanno un po' il sapore della strada, per dirla come dice Papa Francesco, l'odore delle pecore. Il Vangelo affascina e è bello non tanto per i miracoli che Gesù compie, ma per gli incontri che lui fa nel cammino della sua strada, quindi mi auguro che sia sempre anche per noi sacerdoti un camminare ed incontrare per portare questa parola bella e nuova che è la parola del Vangelo. Alcune videotestimonianze di affetto da parte di personalità della Chiesa che hanno frequentato Monsignor Moretti nei suoi anni di episcopato a Roma, come i cardinali Zuppi e Ruini, ma anche della Chiesa di Salerno, come il nostro arcivescovo, Sua Eccellenza Monsignor Bellandi, hanno arricchito l'incontro di ieri sera,
Preludio della giornata di oggi, quando, con una messa solenne presso la cappella dedicata a San Giovanni Paolo II in via Vinciprova, Monsignor Moretti concelebrerà con l'arcivescovo Bellandi ed altri sacerdoti una messa solenne di ringraziamento per il traguardo dei 50 anni di sacerdozio.